Allora, mister, un punto meritato in casa della prima in classifica. Avete giocato a viso aperto e se aveste vinto, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Io devo dire che abbiamo disputato un'ottima partita, siamo stati padroni del campo per quasi tutta la partita. Non ci hanno impensierito quasi mai, a meno fino forse al 93esimo, quando abbiamo sbagliato l'uscita e potevamo prendere gol. Però devo dire che ho contato 7-8 calci da fuori area. Il portiere loro ha fatto 3-4 parate importanti, il nostro non lo ricordo. Però devo dire che non era facile venire qua contro la prima della classe. Abbiamo disputato un'ottima partita e siamo stati padroni del campo e abbiamo disputato una partita, secondo me, meravigliosa, dove non abbiamo sbagliato niente. Alla luce della prestazione si può anche dire che moralmente è cambiato qualcosa dopo magari lo sblocco psicologico per la prima vittoria che è arrivata domenica scorsa, adesso forse la squadra ci sta credendo un po' di più. No, devo dire che anche quando abbiamo perso sia a Savona che col Ponsacco meritavamo non il pareggio ma la vittoria. Però adesso il lavoro, stiamo lavorando da un mese e mezzo, quindi lavoro pago. È normale che è cresciuta l'autostima e i risultati ti portano anche ad avere un morale diverso rispetto al girone d'andata, perché ora siamo squadra, invece al girone d'andata abbiamo disputato delle partite con 7-8 under, quindi.